È finito il primo tempo, inaspettatamente il Campobasso in vantaggio per 1-0. C'è molta, così, forse un po' di sfiducia da parte dei giocatori. Abbiamo visto che una serie di azioni non sono andate in rete per un soffio, un salvataggio sulla linea, un rigore. Allora? Allora, purtroppo quando sono queste partite qui è da aspettarsela, perché i nostri ragazzi sono molto nervosi oggi. E naturalmente il Campobasso ha fatto la rete, adesso si sta difendendo con ordine, direi. Abbiamo avuto l'ultima occasione qui con Di Chiara, ma purtroppo in queste partite c'è anche la fortuna o sfortuna. Tutto sta adesso come entreranno in campo, si spera che entrino caricati come già hanno fatto in altre partite, altrimenti sarà dura, perché in svantaggio 1-0, se non giocheranno, dovrebbero entrare in campo tranquilli, sereni, consapevoli di essere più forti per cercare di fare risultati. Lei, c'era il rigore o no? Ma qui c'è un esperto di rigore, perché un ex arbitro le dice che c'è. Io sportivamente, o meglio tifosamente, dico che non c'era assolutamente. Ecco, secondo lei la partita come va a finire? Cioè, lei pensa che Lecce possa recuperare questo secondo tempo? Recupereremo 2-1. Penso che sia il Campobasso che sta giocando in maniera chiusa e difensiva, ma vinceremo. Lo giuri della primavera del Lecce, come va a finire? Io spero che la partita si potrà risolvere con un pareggio, però come stanno andando le cose, Lecce è stato un po' troppo sfortunato. Sin dall'inizio con Di Chiara due occasioni, mo con Cipriani, speriamo che si possa mettere le cose. Ma è la squadra che non sta girando secondo te o il Campobasso che sta giocando troppo bene? Il Campobasso secondo me sta reggendo le offensive del Lecce, ma il Lecce sta giocando abbastanza bene. I primi 45 minuti sono andati abbastanza bene, la difesa sta iniziando ancora meglio. Speriamo che continuino un po'. Speriamo bene. Ecco, il gol della liberazione è arrivato. Allora? E allora speriamo l'altro gol. Speriamo l'altro. È finita la partita. Allora chiudiamo con Calogiuri, un pareggio che tutto sommato, visto come si erano messe le cose in campo, può anche accontentare. Certamente nel pronostico non era preventivato. Sì. Lecce, però bisogna dire una cosa, che avrebbe meritato di più per andare sulla partita. Però come sono andate le cose, purtroppo meglio un pareggio che una sconfitta. Certo. Comunque niente di compromesso, anche se le altre squadre hanno pareggiato. No, perché la Destina mi sta tanto che ha pareggiato. E noi siamo adesso a 46, la Destina a 45, un punto di vantaggio sempre sulla terza, sempre buono. Bene, sentiamo adesso qualche tifosa del Lecce. Ecco, voi venite sempre a vedere la squadra. Oggi ha giocato peggio delle altre volte, probabilmente. La sfortuna ci sta perseguitando, guarda. Da Bologna tutte le traversie che abbiamo perso, sta continuando una cosa impossibile. Però il pareggio, insomma, è stato buono. So come siano messe le cose. Certo, poi ci ha salvato in un certo senso il pareggio di domenica scorsa, quindi speriamo bene per domenica prossima. Chi è che ti è piaciuto oggi del Lecce e chi invece ha giocato male, secondo te? Ma non lo so, guarda, secondo me si sono impegnati tutti, spero bene soltanto perché ormai è fatto. Grazie. Ecco, il tifoso che si era tanto scalmanato e giustamente lo faceva anche a ragione, perché perdere una partita in casa contro il Campobasso era quantomeno inaspettato. Ma cos'è? Perché il Campobasso non esiste come squadra, insomma. Ecco, cos'è che in pratica vi ha fatto tanto imbestialire? Qualche papera di qualche giocatore del Lecce o la sfortuna? Oltre alla sfortuna anche c'è Pionetti che non è capace di uscire dall'area di porta, insomma. Parlando di questa stagione, no? Deve fare una papera. Quindi l'anno scorso l'ha fatta a Padova, quest'anno l'ha fatta a Lecce, sempre con una squadra di... C'era qualcuno che se la prendeva con Cipriani? Insomma. Oggi non si è visto proprio Cipriani, la verità. Per concludere, questo pareggio pregiudica niente per la lotta alla Serie A? Penso di sì. Bisogna vedere domenica che cosa facciamo a Trieste. Per forza anche a Trieste. A Trieste dobbiamo per forza vincere. Noi vinciamo almeno un punto mentre il Trieste è più calmo, in poche parole. Se riusciamo a pareggiare a Trieste, le cose rimarranno come stanno, altrimenti... A Trieste vinceremo sicuro. Grazie.